Sono Sonia, ho 18 anni e frequento il quinto anno di liceo scientifico. Sono Matilda, 17 anni e frequento il liceo scientifico. Io ho conosciuto Matilde quando eravamo molto piccole, penso avremmo avuto 2 o 3 anni. Poi però ci siamo perse di vista per tantissimi anni e 4 anni fa ci siamo rincontrate al Gemelli a Roma. Abbiamo iniziato a seguire un percorso di visite insieme e da allora siamo diventate poi praticamente inseparabili. La Sonia è molto diversa da me e forse mi piace proprio questo. Siamo un po' il giorno e la notte, devo essere sincera. Però il fatto di essere molto diversa mi ha aiutato anche ad aprirmi a nuove visioni della vita, perché tutte le persone diverse, alla fine diverse da noi, ci aiutano a crescere. Però mi è piaciuto alla fine il suo mondo e penso anche il mio a lei, quindi diciamo che è stato un aiuto reciproco quello che ci siamo dati, però anche un qualcosa di buono, perché ha portato a una bella amicizia, quindi che oramai va avanti da 5 anni. Con Matilde ogni momento diventa magico, magari può sembrare più insignificante, però c'è sempre qualcosa di speciale che accade all'improvviso, perché con lei anche banalmente le nottate tra un giorno di visita e un altro diventano divertentissime, anche se siamo stanche, facciamo un sacco di casino. Le foto che scattiamo sono un ricordo che teniamo di bei momenti che viviamo. Sono delle foto per trasmettere libertà. È fondamentale la libertà per tutte le persone, bisogna sfruttarla proprio al massimo. Vogliamo comunicare anche il fatto che magari molti pensano che avendo una disabilità diciamo sia quel concetto dell'angioletto, della ragazza perfetta, con dolce, magari no, non siamo così, siamo persone come tutti gli altri. Tutta questa adrenalina e voglia di fare è stata grazie anche alla SMA che me l'ha data. Logicamente ci sono degli impedimenti o comunque delle difficoltà, però mi piace appunto sfidare queste difficoltà e abbattere anche tanti pregiudizi che ci sono. Sono una persona che lotta abbastanza anche in ambito sociale, anche con i miei compagni o con i miei amici. Ho voglia di far conoscere questo mondo e io in primis ho bisogno di conoscerlo. Però penso di aver già fatto tanta strada e voglio farne altra. Facciamo tutto come se la SMA non ci fosse. Sicuramente per quanto mi riguarda alcune volte può presentarsi come un ostacolo, tra virgolette, se così si può definire, come qualcosa che un po' dà fastidio. Però comunque non è di certo la SMA che ci ferma, perché al giorno d'oggi ci sono comunque tutti i mezzi per fare le cose lo stesso e in modo più autonomo possibile. Nel 2020 non c'è niente fondamentalmente che non si possa fare. Almeno per quanto mi riguarda, penso che se ci è stato tolto qualcosa dobbiamo prenderci il triplo.